il webinar di questa mattina. Come sapete, questo webinar è finalizzato a fornirvi indicazioni operative rispetto alle proposte progettuali. Pertanto, questa mattina con noi abbiamo la dottoressa Silvia Losco, che è appunto si occupa dell'ufficio per il Servizio Civile Universale e l'Albo, e che quindi dipartimento, diciamo invece del Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, vi presenterà il programma quadro del servizio civile digitale e le modalità di adesione. Quindi ringrazio la dottoressa Silvia Losco di essere qui questa mattina con noi. Le chiedo se può attivare la webcam e il microfono. Non la vedo ancora in video e non riesco a sentirla. Mi sentite? Ora Ecco. sì. Ancora non ti vediamo. Non ci vediamo. Un attimo. Ecco. Eccoti. Sì, ti Siamo. vediamo. Perfetto. Benissimo. Quindi Bene. ti ringrazio e ti Grazie. cedo la parola. Benissimo. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti gli enti partecipanti a questo webinar. Come nell'introduzione della dottoressa Isola, che ringrazio chiaramente. E, come detto nell'introduzione, abbiamo avuto un alto numero, diciamo, di adesioni a questo webinar, il che ci fa, diciamo, tutti, è una piacevole, diciamo, una piacevole, non sorpresa, ma ormai conferma, prima di tutto, che è rivolta a questo ciclo di capacity building che stiamo organizzando. Gli enti lo sanno, anche con un grosso impegno da parte del Dipartimento, e in questa settimana ci sono stati capacity building per il servizio civile ambientale, ora quelli per il servizio civile digitale. Devo dire che le presenze sono sempre molto numerose, ciò vuol dire che l'iniziativa è comunque gradita, ecco, gradita agli enti che hanno in questi momenti, vedono dei benefici da questi momenti di confronto anche a scopo informativo, voglio dire, che il Dipartimento ormai ha istituito come prassi. Oggi siete molti, noi avevamo 125 iscritti, se non sbaglio proprio, e ora sono un centinaio le connessioni che già sono state attivate, e ora sto vedendo che il numero di partecipanti sta ancora aumentando, quindi do il benvenuto anche agli ultimi entrati, ecco, qualcuno proprio in questo momento. Molti di voi già diciamo, sono enti che hanno, diciamo, presentato programmi di intervento sia nella sperimentazione del servizio civile che nel ciclo precedente, quindi troveranno, diciamo, utilità in questo percorso di capacity building nella misura in cui coglieranno le differenze che ovviamente ci sono dai cicli precedenti. Come sapete, questo è un percorso che si sta affinando di anno in anno, anche grazie all'esperienza che voi, diciamo, condividete con noi. Quindi ovviamente in questo percorso di avviso troverete, per gli enti che hanno già partecipato, delle differenze rispetto alle tornate precedenti. Per chi invece non ha mai partecipato, ovviamente gli do un caloroso benvenuto e spero insomma, di assistervi nell'entrata, no? In questa partecipazione su un tema che tradizionalmente non era tra i temi del servizio civile, ma ormai, diciamo, sono 2 anni, rimane un tema nuovo, ma l'expertise da parte degli enti, diciamo, inizia a essere consolidata per alcuni enti, per altri invece magari siamo ai primi passi. Ecco, lo scopo del capacity building è anche quello di rafforzare la capacità, no, di rispondere ai nostri avvisi anche per coloro che non si sono fino ad oggi cimentati, e all'interno delle persone che hanno aderito a questo webinar e si sono iscritti, in realtà ho riconosciuto molti enti
che diciamo si avvicinerebbero per la prima volta. Spero quindi che non esitate a chiedere chiaramente. Lo scopo di questo webinar è proprio quello di farvi entrare nella materia anche con, diciamo, per poter rispondere efficacemente all'avviso. Allora, io mi preparerei a condividere il mio PowerPoint, che insomma ci darà un pochino la traccia, quindi vado a condividere il PowerPoint, la presentazione. Dovreste vederla ora. Quindi era mia intenzione guidarvi proprio su come partecipare a questa iniziativa che fa parte di una delle misure del PNRR e ora insomma, vi dettaglierò qualche elemento. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del 2021, enunciato nel regolamento 2021 numero 241, affronta il problema dei giovani, le questioni giovanili, diciamo, in maniera non verticale. Il nostro dipartimento ha trovato la possibilità di collocare le iniziative rivolte ai giovani non in una misura, diciamo, unicamente dedicata al tema, ma inserendo le proposte in diverse missioni del PNRR che ovviamente hanno delle finalità, diciamo, diverse, trasversali. E per cui diciamo, il servizio civile universale, in particolare come politica giovanile, è stata riconosciuta dalla Commissione europea come una priorità trasversale e quindi collocabile, diciamo, in due missioni del PNRR. Qui in questa slide le vedete riepilogate, no? Con la fattispecie di ogni missione, cioè qual è effettivamente l'obiettivo principale, quali sono gli obiettivi, diciamo, principali di ogni singola missione. Ecco, le missioni che interessano il servizio civile in cui abbiamo avuto modo di collocare l'investimento per i giovani sono state la missione 1, che è quello di fatto sulle competenze digitali, quindi una diffusione culturale, diciamo, in ambito digitale. E la missione M5, che è invece rivolta per lo più a potenziare le opportunità di lavoro e quindi anche il servizio civile universale come strumento che avvicina i ragazzi al mondo del lavoro. Ecco, queste sono esattamente questa è la collocazione esatta nel PNRR del servizio civile, nell'ottica universale e anche nell'ottica digitale. Quindi la missione 1, nella componente 1, in particolare la misura 171, sapete che il PNRR, diciamo, lavora per livelli, quindi abbiamo una missione 1, componente 1 e misura 171 proprio accoglie il servizio civile digitale e riconosce il servizio civile digitale come strumento per accrescere le competenze digitali, uno degli strumenti per accrescere le competenze digitali sia dei giovani che dei cittadini. L'altra missione che ci coinvolge pienamente, devo dire che è abbastanza invasiva in queste annualità per il servizio civile, è la missione 5, componente 5.1.2.1, ed è la misura che stimola l'occupazione nel nostro paese. Ecco, in questa misura, propriamente l'obiettivo del servizio civile è quello di stabilizzare il contingente degli operatori volontari che sono coinvolti, diciamo, nelle singole annualità. E su questo siamo andati a riprendere, diciamo, quello che era la linea di raccomandazione del Consiglio europeo del 2018, che puntava a un apprendimento permanente su certi temi che poi per il nostro servizio civile universale riguardano l'apprendimento teso a una cittadinanza attiva.
Ora focalizziamo l'attenzione sul digitale, chiaramente, ma sicuramente avrete avuto modo di vedere quali sono le peculiarità del Servizio Civile Universale, perché siete enti di servizio civile che hanno già partecipato ai nostri avvisi in generale, quindi insomma avete già avuto modo di vedere quali sono le finalità proprie introdotte dal PNRR e il tipo di sforzo che è richiesto poi per l'attuazione della misura. Per quanto riguarda la misura del digitale, quindi la missione 1, la finalità propria è quella di coinvolgere ovviamente la fascia di età 18-28 anni, che è il focus del Servizio Civile Universale, andando a potenziare l'acquisizione di competenze sia nei confronti dei ragazzi, le competenze digitali, che nei confronti dei cittadini. In particolare, la misura nel suo complesso, e su questo torneranno anche i colleghi del Dipartimento della Trasformazione Digitale, che sono i titolari dell'investimento sul digitale, chiaramente, è il Dipartimento titolare dell'investimento, punterà quindi, il Servizio Civile Digitale darà il suo contributo a fare in modo che ci sia un incremento nella percentuale di popolazione in possesso di competenze digitali di base. E in particolare la misura che è, ripeto, governata dal Dipartimento della Trasformazione Digitale punta a un incremento del 70% di questa percentuale, quindi un obiettivo molto sfidante e chiaramente rende necessario nella misura degli interventi molto capillari, proprio come il nostro, no? Come il Servizio Civile Digitale, che è praticamente un servizio che viene erogato a livello territoriale, no? Direttamente nei confronti delle comunità di riferimento, diciamo, e quindi si è ben collocato il nostro Servizio Civile Universale proprio per, diciamo, come dire, per contribuire al raggiungimento di questa sfidante e ambiziosa, di questo sfidante ambizioso obiettivo. Per quanto riguarda specificatamente il servizio civile digitale, nei 3 anni di finalità del servizio civile del PNRR, noi contiamo di attivare 9.700 operatori volontari, quindi parleremo di un contingente che è appena sotto le 10.000 unità, 9.700, questo è legato chiaramente all'investimento che siamo riusciti ad ottenere proprio sul PNRR e vorremmo auspicabilmente, ma vedo che questo è un obiettivo per certi versi già, diciamo, semi raggiunto, coinvolgere 100 enti di servizio civile proprio per, diciamo, come dire, potenziare la capacità degli enti di servizio civile proprio di mettere a punto dei servizi per la popolazione di facilitazione digitale. L'obiettivo è quello di formare 1 milione di cittadini. Ci tengo a dirlo proprio in apertura, già in fase di partecipazione, no? Di vostra partecipazione all'avviso, perché questo è l'obiettivo ultimo che noi andremo a monitorare con gli enti ed è un obiettivo triennale. Quindi noi puntiamo a raccogliere i cittadini o comunque le comunità vostre di riferimento, quindi proprio in un ordine quantitativo e probabilmente anche qualitativo per capire chi formate, chi di fatto raggiungete con il servizio civile digitale, quindi a chi erogate servizi di facilitazione digitale e anche qua a quanti soggetti riuscite quanti soggetti riuscite a raggiungere. Chiaramente l'intento è quello di un'alfabetizzazione, diciamo, digitale delle vostre comunità di riferimento, quindi la finalità propria dei vostri progetti dovrà essere questa. E quindi contribuire in un certo senso nella vostra comunità di riferimento al percorso di digitalizzazione e quindi di alfabetizzazione nel digitale di tutto il paese. Il piano triennale che è stato approvato, come sapete, ed è pubblicato, vi invito a prenderne visione perché segna la traccia del servizio civile nel prossimo triennio, cita chiaramente gli obiettivi dell'Agenda 2030 a cui dovrà attendere anche il servizio civile digitale e quindi sono chiaramente obiettivi, due obiettivi propri di questo
specifico servizio civile di questo tema sono quelli di fornire un'istruzione di qualità e anche il tema della riduzione delle disuguaglianze. Quindi, sempre nello sforzo di un pieno allineamento del servizio civile all'Agenda 2030, gli obiettivi che citerete sicuramente nella vostra proposta di adesione all'avviso dovranno essere questi due, quindi anche le finalità proprie delle vostre proposte dovranno tendere a potenziare l'istruzione, anche in termini di qualità, ovviamente sul digitale, e anche all'inclusione sociale, no? E alla riduzione delle disuguaglianze nelle vostre, comunità di riferimento. Il piano triennale, spero davvero che possiate prenderne visione perché, ripeto, contiene molto, diciamo, delle linee di ispirazione del servizio civile da quest'anno fino al 2025, dà anche un orientamento di metodo e quindi, oltre ad individuare gli obiettivi, fornisce anche degli indicatori, no? Quindi, che sono insomma quelli deducibili dal pool degli indicatori che sono collegati all'Agenda 2030. Vi invito sempre, diciamo, su questo a prenderne visione e poi magari troveremo dei momenti anche per chi, diciamo, avrà le proprie posizioni magari finanziate per parlarne nel proseguo. Gli obiettivi e gli indicatori che sono dietro, diciamo, gli obiettivi dell'Agenda 2030 sono stati anche in parte visionati e selezionati. Alcuni di questi fanno, diciamo, fanno gioco anche al servizio civile universale, diciamo, possiamo prenderne ispirazione, lo faremo proprio per cercare di allinearci sempre di più all'agenda. Qual è l'ambito di azione proprio del servizio civile digitale? Ecco, l'ambito di azione è quello di rafforzare la coesione sociale, anche attraverso l'incontro tra le diverse generazioni. Altro obiettivo che è sviluppato anche in alcune proposte che ci avete fatto, sia in sede di sperimentazione che nel primo ciclo già, diciamo, già avvenuto, è quello di avvicinare anche i cittadini alle istituzioni e quindi, quindi questa, diciamo, inclusione e coesione sociale può essere sviluppata sia nell'ambito dei servizi erogati eventualmente dalle pubbliche amministrazioni, no? E dalle istituzioni nei confronti dei cittadini, che dalle associazioni di settore che in realtà, come dire, tendono a offrire servizi proprio per la cittadinanza e tra diverse generazioni o tra persone con minore opportunità. Tra le persone connesse, tra gli enti connessi abbiamo riconosciuto comuni, abbiamo riconosciuto enti che storicamente si dedicano all'assistenza, quindi enti che si dedicano al turismo e alla diffusione della cultura, all'educazione culturale. Ecco, sappiate che tutti i settori del servizio civile, i settori ai quali siete iscritti nell'albo, possono essere settori di riferimento per lo sviluppo di un servizio civile digitale, quindi nessun servizio è escluso nessun settore è escluso, diciamo, dal coinvolgimento, no? Il servizio civile digitale può essere applicato in tutti i settori e anche le aree di intervento. Non abbiamo, diciamo, come dire, perimetrato le aree di intervento, quindi voi potete indubbiamente partecipare con massima apertura, qualunque sia in un certo senso l'ambito in cui l'ente SCU, no, l'ente scritto all'albo, opera. I servizi digitali sono servizi trasversali, applicabili a tutti i settori e a tutte le aree di intervento attualmente del servizio civile. Vi do un po' uno stato dell'arte ora, dove siamo, no? Dove siamo? Abbiamo tre cicli PNRR, tre annualità. Ecco, il primo ciclo è già andato. L'avviso è stato quello dell'anno scorso, 25 gennaio 2022. Quindi chi di voi ha già partecipato al primo ciclo sa esattamente di cosa parlo. Quindi ha già presentato i programmi di intervento, i progetti di servizio civile sono già in campo, i ragazzi sono già in servizio, abbiamo, diciamo, già raggiunto la nostra milestone, che era una milestone con l'Europa, non era con l'Europa, è una milestone nazionale, ma in realtà fa parte del Gantt, no? Del cronoprogramma consegnato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale alla Commissione europea e quindi alle regie del PNRR. Ecco, la milestone è la T2, secondo trimestre, no? Del 2022. Abbiamo già raggiunto
i nostri obiettivi intermedi, intendo come paese proprio riguardo al servizio civile digitale. La pubblicazione del bando relativo a questo avviso è stata fatta il 2 agosto 2022. Ripeto, i ragazzi sono attualmente in servizio e i vostri progetti di chi è presente e ha partecipato sono, come sapete, già in campo. Ora abbiamo il secondo ciclo, ok? Il secondo ciclo di attuazione del PNRR nasce proprio con l'avviso del 31 gennaio 2023, quello al quale auspicabilmente voi parteciperete. L'avviso era una delle nostre milestone, anche questa era la milestone del secondo trimestre del 2023, che abbiamo quindi già, diciamo, come dire, raggiunto nel nostro programma e siamo quindi in tempo, insomma, stiamo tenendo i nostri tempi. E questo webinar è proprio nasce, diciamo, proprio per dare continuità, no? Rafforzare la vostra partecipazione a questo avviso. Ovviamente vi do il preview, ma come è ovvio che sia, del terzo ciclo. Il terzo ciclo ci sarà nel 2024 e diciamo abbiamo una milestone che nel secondo trimestre del 2024 prevederà la pubblicazione di un ulteriore avviso. Su questo data e periodi ovviamente non ve li anticipo perché sono soggetti a una pianificazione che chiaramente i due dipartimenti concorderanno e terrà presente ovviamente dei vincoli che abbiamo e sarà l'ultima annualità, come vedete, del PNRR, quindi diciamo su questo non anticipo niente in termini di tempi esatti. Uno spaccato del bando, cioè di quanti sono attualmente in servizio e che tipo di coinvolgimento abbiamo. Abbiamo 88 programmi di intervento di servizio civile digitale attualmente già, no, finanziati che coinvolgono, che si esplicano in 278 progetti. Questi progetti di servizio civile sono attualmente in corso. Abbiamo coinvolto, sono in servizio 2160 operatori volontari. Gli 88 programmi di intervento riguardano 88 enti di servizio civile che ovviamente hanno anche coprogrammato e hanno enti di accoglienza, diciamo, so come nello spirito del servizio civile. Quindi io qui sto facendo riferimento ai titolari dei programmi di intervento. Attualmente sono 88 perché nell'avviso precedente avevamo dato dei vincoli proprio per cercare di allargare la platea degli enti che potenzialmente potevano partecipare, avevamo dato dei vincoli, no? Dei limiti riguardo al numero di programmi che potevano essere presentati, anche al numero di progetti. L'intento del primo avviso PNRR era quello proprio, diciamo, di coinvolgere quante più strutture di servizio civile, quindi quante più associazioni pubbliche e private, comuni, diciamo, potessero partecipare. Il risultato è stato un coinvolgimento buono, io aggiungerei però non ottimo, 88 enti, abbiamo visto che si sono cimentati e hanno effettivamente sono riusciti ad avere, insomma, a proporre dei programmi poi finanziabili e ci auguriamo che in questa tornata il numero possa anche aumentare. Cosa dirvi sull'avviso invece al quale ci stiamo, cioè, immagino abbiate visto e al quale sarebbe gradita una vostra partecipazione. Ecco, l'avviso fa parte del secondo ciclo PNRR. A chi può aderire? Possono aderire tutti gli enti iscritti all'albo di Servizio Civile Universale. Vi ho già chiarito che non si farà una, diciamo, non si farà una selezione dei settori possibili né tantomeno degli ambiti d'azione. Potranno partecipare tutti gli enti. Abbiamo messo, diciamo, un potenziale di 5.000 operatori finanziabili, quindi diciamo, operatori volontari finanziabili dai vostri programmi di intervento, quindi il numero è molto alto ed è un numero sfidante, ma pensiamo che gli enti possano, dopo già queste tornate, no, di programmazione, possano essere pronti a accogliere anche un numero di operatori volontari maggiore rispetto alle tornate precedenti, quindi l'espertise degli enti che si sono già cimentati, diciamo, è indubbiamente maggiore, quindi il numero di operatori volontari
è superiore, vogliamo anche ovviamente raggiungere, diciamo, il target che vi ricordo era di 9.700 operatori volontari, quindi in questo momento stiamo cercando anche di, diciamo, aumentare il passo verso questo obiettivo finale. Ogni ente, qui la prima novità che vi do, potrà presentare anche più programmi di intervento. Ecco, il limite, abbiamo tolto quindi il limite che era posto l'altro anno di presentazione di un solo programma di intervento. È molto importante, diciamo, questo aspetto. In sede di consulta questo elemento è stato molto dibattuto. Alla fine, diciamo, gli enti hanno ora una capacità maggiore di progettare nell'ambito del servizio civile e digitale e, ripeto, anche dal punto di vista proprio dell'expertise maturata, questa expertise ora ovviamente c'è, per cui ci sentiamo pronti anche ad accogliere più programmi di intervento, più quindi iniziative da parte degli enti proponenti. Ecco. E l'unico limite che attualmente abbiamo posto è quello del limite del numero di posizioni finanziabili, diciamo, che non può essere per un ente titolare, che non può essere superiore al 10% del numero di posizioni messe, diciamo, finanziate dalla sezione dell'avviso specifico. Quindi stiamo parlando di un numero abbastanza alto, la percentuale applicata sulle 5.000 posizioni potenziali, quindi stiamo parlando di un 10% delle 5.000 posizioni, quindi abbiamo indubbiamente aperto la possibilità anche alla costruzione di programmi di intervento più articolati e soprattutto con più ragazzi. Questo lo dico perché abbiamo scalato, diciamo, siamo ora sul digitale, stiamo andando a regime, no? I nostri cicli di sperimentazione servono anche e soprattutto a rodare, diciamo, il meccanismo e avvicinarlo chiaramente al meccanismo che sottende le regole del servizio civile universale, che chiaramente sono regole che, voglio dire, di massima inclusività e di massima partecipazione. Questo ora è applicabile anche al digitale. Scadenza dell'avviso il 31 marzo, quindi io spero che abbiate già preso, diciamo, visione del nostro avviso, delle regole, diciamo, di ingaggio e che quindi questi nostri contributi possano servire a mettere a posto, eventualmente rifinire le vostre proposte che a questo punto, insomma, immagino abbiate già avuto modo di maturare. Torno ancora sui limiti che riguarderanno il numero di operatori, che riguardano il numero di operatori volontari dei programmi. Ecco, il minimo sono 12 operatori volontari per programma, ma abbiamo alzato decisamente le soglie, quindi 150 operatori volontari se il programma di intervento è pensato per un territorio regionale, no? E per una provincia autonoma. Possiamo salire fino a 300 operatori volontari in caso di programmi di intervento sul territorio interregionale. Rimane questo vincolo sui progetti, cioè vogliamo che i progetti chiaramente coinvolgano più volontari, quindi il progetto potrà essere rivolto a un minimo di 4 operatori volontari. Ecco, l'idea è quella di fare dei team che possano occuparsi di facilitazioni digitali con operatori volontari che effettivamente possano lavorare in team. Torno su qualche piccola grande novità che trovate in realtà nella circolare del 31 gennaio 2023. Allora, vi ho già detto dell'allineamento al piano triennale 23-25, quindi diciamo c'è un pieno allineamento, vi invito ancora a prenderne visione. Il piano triennale regolamenterà tutta la vostra partecipazione agli avvisi nel triennio, quindi insomma è fondamentale l'allineamento al piano. E abbiamo adottato delle modalità semplificate per la presentazione dei programmi di intervento e dei progetti, quindi diciamo questi aspetti semplificati li trovate effettivamente nel sistema informativo che è stato
per molte parti completamente revisionato e quindi abbiamo puntato a una forte digitalizzazione dei contenuti. Quindi questa digitalizzazione dei contenuti e diciamo l'introduzione di alcuni prepopolamenti e l'introduzione anche di controlli embedded dal sistema consentono una redazione, diciamo, voglio dire, guidata, ok? E quindi semplificata in questo senso, perché non dovrete in un certo senso ripetere un bacino di informazioni che noi già abbiamo. A questo, insomma, già ieri ho avuto riscontro con alcuni enti e effettivamente questa modalità sembrerebbe aver effettivamente semplificato, diciamo, la vostra presentazione. Ne parleremo comunque anche nel proseguo. Dovremmo aver raggiunto un punto di equilibrio, diciamo, tra, come dire, consolidamento dei bacini informativi del dipartimento tra albo, no? Per le figure di riferimento, per esempio per i formatori, per gli OLP, eccetera, e effettivamente puntare di più alla descrizione, anche ai dettagli di contesto e delle attività che poi sono le attività che svolgeranno i ragazzi. Sono uscite le linee guida per la formazione generale specifica, la pubblicazione è stata effettuata dal Dipartimento il 31 gennaio 2023. Attenzione, queste modifiche devono essere, per alcuni aspetti chiaramente, devono essere acquisite, no? Recepite dai vostri programmi di intervento. Quindi anche qui abbiamo pubblicato le FAQ sulle linee guida, potete indubbiamente accedere, potete chiederci chiarimenti, le linee guida agiscono sui vostri sistemi di formazione e quindi i vostri programmi di intervento dovranno essere in linea con le nuove linee guida pubblicate il 31 gennaio. Per quanto riguarda il decreto sulle misure, no? A favore dei giovani, quindi quelle del tutoraggio e sui contributi finanziari per il tutoraggio, voi sapete che abbiamo il nuovo decreto del Capo Dipartimento che è stato firmato il 31 gennaio 2023, decreto 89, quindi le modalità di erogazione dei contributi agli enti sono cambiate e quindi in relazione al tutoraggio, al periodo di tutoraggio, anche qui faremo riferimento ovviamente al nuovo decreto. L'impianto è qui, è quindi nuovo. Che tipi di servizi sono sviluppati nelle vostre proposte? Tipologia 1, potete far riferimento al potenziamento o alla realizzazione ex novo di un servizio di facilitazione digitale dell'ente. Quindi dell'ente proprio che ha in carico i ragazzi. Quindi il servizio di facilitazione digitale eventualmente già presente, quindi il vostro progetto potrà potenziare quel tipo di attività o potrebbe anche prendere l'avvio grazie a questo servizio civile digitale e quindi con una realizzazione di un nuovo servizio di facilitazione. Tipologia 2, educazione digitale. Ecco, questo è che molti di voi hanno presentato anche nella tornata precedente. Stiamo parlando della realizzazione ex novo di un potenziamento di un percorso di educazione civile digitale che si rivolge alle vostre comunità di riferimento. Il percorso sarete guidati durante questo vostro, diciamo, anno di servizio civile, anche gli enti, diciamo, sia nella predisposizione dei programmi di intervento, stiamo cercando di farlo, ma anche durante l'esecuzione dei progetti e poi avrete anche la possibilità di un confronto alla conclusione dei progetti. Lo riteniamo molto utile proprio perché, diciamo, tutte le lezioni apprese durante l'esecuzione sono poi per noi molto utili anche per la finalizzazione, come vedete, per il recepimento per la tornata successiva. Anche gli operatori volontari avranno un loro percorso di formazione. Questa è una bella novità introdotta dal Servizio Civile Digitale in collaborazione con il Dipartimento chiaramente della Trasformazione Digitale. I ragazzi potranno accedere a un percorso online di formazione in ambito digitale e quindi avranno dei moduli online di autoapprendimento, anche dei tutorial, dei materiali online gratuiti a cui potranno accedere. Ci saranno anche dei webinar interattivi che terremo con dei docenti qualificati in ambito digitale. Potranno avvalersi di un servizio di supporto proprio online tematico sul tema digitale, ovviamente
è una sorta di sportello sempre aperto, e potranno approfondire, no, i temi del digitale e anche per perfezionare le proprie competenze sul digitale. Ecco, questo è, qui riporto brevemente i temi che sono quelli propri, no, che saranno proposti ai ragazzi, che riguardano effettivamente la figura del facilitatore digitale, i servizi digitali offerti diciamo, ai cittadini. Voglio invece riflettere un attimo su cosa rilasceremo al termine del loro percorso ai ragazzi, per quello che riguarda l'ambito delle competenze. Su questo voi troverete l'allegato a cui faccio riferimento, l'allegato 6B delle disposizioni che abbiamo pubblicato il 31 gennaio 2023. Ecco, voi troverete, diciamo, attestazioni, come al solito l'attestazione generale, l'attestazione specifica rilasciata dall'ente proponente, o un'attestazione specifica rilasciata eventualmente anche da un ente terzo, qualora voi lo andiate a proporre. Quello che dovrà essere, diciamo, se l'attestazione è affidata a un ente terzo, gli ambiti di riferimento devono essere quelli del quadro europeo di GCOMP 2.1, e quindi riguardano l'alfabetizzazione su informazione e dati, la collaborazione e comunicazione, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza e il problem solving. Avrete visto nell'avviso che voi avrete la facoltà, la possibilità di introdurre la certificazione delle competenze, che chiaramente è premiata in sede di avviso, no? Nelle vostre proposte. La certificazione delle competenze dovrà essere, se decidete di includerla all'interno del vostro progetto, programma di intervento, deve essere con soggetti titolati ai sensi del decreto 13.3 del 2013, e deve essere appunto trovati i dettagli nella circolare che regolamenta poi di fatto l'avviso e anche l'attribuzione dei punteggi. Questo è come sapete, è un tema che abbiamo dibattuto molto nel corso del 2022, quindi la certificazione delle competenze è un elemento, diciamo, del progetto, molto qualificante del progetto, viene chiaramente premiata in sede di avviso, verrà ovviamente considerata come elemento qualificante del progetto. L'ente che rilascia la certificazione dovrà essere a tutti gli effetti titolato ai sensi della 13.13. Faccio notare una grossa differenza, ve lo dico, prima di anticipando possibili vostre domande: la certificazione delle competenze è stata quindi resa indipendente dal tutoraggio, dal percorso di tutoraggio, ed è invece nel set delle attestazioni rilasciabili ai ragazzi. Quindi questa è una sensibile differenza che trovate nell'avviso di quest'anno rispetto all'avviso dell'anno scorso. Tutte le modifiche proposte nell'avviso sono state chiaramente discusse in sede di consulta e anche hanno avuto parere favorevole chiaramente della consulta. Qualora i ragazzi del servizio civile digitale non ricevessero, non avessero incluso, no? Non vedessero inclusa la certificazione delle proprie competenze digitali nel quadro del proprio progetto, ecco, il Dipartimento della Trasformazione Digitale con il nostro dipartimento eseguirà, no? Assicurerà il percorso di certificazione al ragazzo. Quindi possiamo dire che il servizio civile digitale avrà tutti i ragazzi potenzialmente certificabili, quindi o direttamente dall'ente o tramite il percorso online. Sulle competenze torneremo. Il 2023 è l'anno europeo delle competenze. Come sapete, nel 2022 è stato l'anno europeo dei giovani, quindi il servizio civile ha avuto modo di qualificarsi in quest'anno anche con dei numeri importanti. Quest'anno puntiamo ad aderire chiaramente, a dare il nostro contributo alla Commissione europea proprio per le competenze, e quindi questo servizio civile, ma come d'altronde tutto l'universale, nella
nelle diverse, diciamo, accezioni, saranno, diciamo, come dire, veicolo, no? Vettore di rappresentazione del potenziale di competenze che stiamo cercando di dare ai ragazzi che partecipano al servizio civile. Qualcosa sul monitoraggio e la valutazione, che chiaramente è un elemento di grande attenzione, proprio perché la misura è inserita nel PNRR. Abbiamo identificato degli indicatori significativi, ecco, che condivideremo con tutti gli enti che aderiranno al programma quadro, e sulla base di quegli indicatori, diciamo, effettueremo un monitoraggio, e anche la valutazione dell'impatto, no? Sarà eseguita sui programmi di intervento, e praticamente riguarderanno il livello di competenze raggiunte dalle comunità a cui il vostro servizio civile, diciamo, si applica, e anche rispetto agli operatori volontari, quindi questo potenziale sull'occupabilità. In questo webinar vorrei darvi alcune informazioni sui target. Ecco, attenzione che questo, diciamo, è un elemento sui quali bisognerà riflettere. Ero molto in dubbio se proporre questa slide in questa fase o diciamo soltanto agli enti che poi vedranno le proprie posizioni finanziate. Ecco, mi è sembrato utile rendere partecipe da subito, diciamo, un attimino i target che noi abbiamo sotto mano e che dobbiamo raggiungere con questo servizio civile. Allora, subito nel box, in modo tale che anche i vostri progetti possano essere subito tarati, no? Su queste dimensioni. Stima dei cittadini raggiunti, delle comunità raggiunte. Ecco il peso che abbiamo considerato come peso, diciamo, per raggiungere il nostro target europeo è relativo a ogni operatore, un potenziale, ovviamente qui stiamo parlando di potenziali medi, ma ogni operatore volontario nel suo servizio civile dovrà raggiungere, secondo la nostra stima, per poter essere in linea con gli obiettivi che ci siamo dati, almeno 100 cittadini, 100 individui della comunità di riferimento. Trovate poi qui alcune classificazioni di target, perché poi il nostro target, diciamo, a livello PNRR, si classifica, ok? Quindi abbiamo cittadini classificati per fascia di età, donne, uomini, no? E quindi lo vedete, per cui dobbiamo essere pronti, diciamo, a raggiungere le diverse fasce, diciamo, di cittadini classificati. È chiaro che i vostri progetti, alcuni ad esempio, si rivolgono a ragazzi, a bambini, educazione nelle scuole, quindi avranno, diciamo, voglio dire, più stressata la componente, no? La componente dell'età, per esempio, tra 0 e 17. Ecco, quindi tenete presente che queste sono le comunità che noi ci aspettiamo che voi possiate raggiungere con il vostro servizio civile, e quindi, insomma, sono questi gli indicatori, no? Base che noi comunque vi proporremo, proprio dovete essere pronti in un certo senso anche a rispondere in queste divisioni. Sto per chiudere, per lasciare ovviamente ai colleghi la parola. Vi dico, sinergia tra gli enti è già stata, diciamo, stimolata nelle tornate precedenti, quindi gli accordi tra gli enti iscritti all'albo di servizio civile è possibile ed è auspicabile. Come sapete, gli accordi di rete o di partnership, quindi gli accordi di rete a livello di programma di intervento e gli accordi di partnership a livello progettuale, sono indubbiamente ben premiati a livello di avviso e sono altamente qualificanti per i programmi di intervento che voi vi accingete a presentare. Ovviamente, perché fare rete o perché fare una partnership a livello di progetto? Perché ovviamente, per esempio, potete accogliere l'expertise di enti che eventualmente non sono accreditati all'albo SCU e che possono darvi il giusto input a livello digitale, perché operano nell'ambito della formazione e dell'alfabetizzazione digitale, per esempio, perché hanno già dei servizi a cui voi potrete ispirarvi e quindi magari farli vostri. Ecco, la collaborazione e le reti sono un elemento altamente
qualificante e nelle tornate precedenti abbiamo visto che sono state già ben utilizzate da voi. E attualmente questi sono dati sugli enti, ma insomma sapete già tutto. Abbiamo 454 enti titolari, il Servizio Civile Digitale ha anche contribuito ad avere qualche numero in più sull'albo e quindi il numero di enti di accoglienza è salito a 16.027 e abbiamo più di 61.000 sedi iscritte ad oggi, al 27.2 ieri, e quindi diciamo il servizio civile ha contribuito anche a far crescere il numero di enti iscritti. Comunque, per far rete, per attivare anche collaborazioni, potete sicuramente accedere, come sapete, all'albo direttamente sul nostro sito e anche selezionando il territorio eventualmente o la tipologia, no, diciamo, le sezioni, potete andare a eventualmente navigare tra i nostri dati per diciamo, individuare eventualmente soggetti con cui attivare partnership. Non voglio rubare ulteriori minuti ai colleghi, quindi chiuderei qui e vi ringrazio per l'attenzione. I nostri riferimenti li trovate in questa slide. Grazie, grazie infinite, Grazie. dottoressa Losco, per questo suo intervento. Ci sono sicuramente già un po' di domande, però a questo punto vorrei prima dare la parola al Dipartimento per la Trasformazione Digitale e quindi a Luca Artesi e a Giuseppe Iacono che questa mattina vi illustreranno il contesto di riferimento del servizio civile digitale, quindi supporto, monitoraggio e valutazione. Intanto prego Luca. Ti vedo Sì. già Grazie, video, perfetto, ti sento perfettamente. buongiorno a tutti e grazie a Silvia per il suo intervento che ha già coperto molti temi del progetto, quindi il mio intervento sarà molto breve e sarà solamente, diciamo, a integrazione di un paio di temi, cioè quello che è un po' il piano di lavoro, le milestone del PNRR e quello che è il supporto che come Dipartimento della Trasformazione Digitale noi possiamo dare, daremo, stiamo già dando, e poi lascerò subito la parola a Giuseppe Iacono che approfondirà i temi e li amplierà ulteriormente. Provo a condividere proprio pochissime slide, vediamo. Ecco qua. Non so se le vedete. Sì, sì. Sì, Vedete? Ok. però non le Allora. vedo ancora in formato presentazione. No? No. E come le vedete? L'anteprima in pratica. Io le vedo a schermo intero. Noi no, in realtà. Allora, aspetta. Forse così? Così? Vediamo sempre la stessa slide. No? No, non vedo nessuna Sì. variazione. Questa è una. Non ti Sì, poi le preoccupare, scorro. diciamo, riusciamo comunque a leggere quello che. Sì, poi le scorro. Ok. Allora. No, allora, provo a parlare sopra e a scorrere, sono solo tre slide. Allora, chiaramente il digitale è stato introdotto col PNRR come servizio civile, chiaramente per la centralità del tema che anche tale in tutto il PNRR, perché praticamente il 27% delle risorse del PNRR sono dedicate al digitale, sono circa 50 miliardi, perché non sono solamente quelli trattati dal nostro dipartimento, ma sono anche le misure che afferiscono a salute, per esempio, alle imprese,
alla giustizia, istruzione, eccetera. Per cui il tema delle competenze, se è un tema trasversale, è un tema che va ben oltre, diciamo, quelle che sono le nostre iniziative. Le nostre iniziative servono a dare competenze che hanno un beneficio poi anche al di là di quello che sono le misure del Dipartimento e anche quelle che facciamo insieme al Dipartimento delle Politiche Giovanili, quindi un beneficio complessivo. Ricordiamo che la popolazione italiana, abbiamo 24 milioni di cittadini in base agli ultimi dati DESI Eurostat, che non hanno competenze di base, con un ritardo di 8 punti verso la media europea, e che quindi chiaramente c'è un grosso bisogno. Le nostre misure indirizzano 3 milioni di cittadini, con un obiettivo complessivo al 2026 di portare il 46% attuale al 70%, chiaramente non solamente con il contributo dei progetti, dei nostri progetti, ma con un insieme di misure, compresa anche l'iniziativa nazionale di Repubblica Digitale che Iacono illustrerà successivamente, e quindi è un progetto molto ampio e molto, molto importante e complessivo. In particolare, per quanto riguarda il servizio civile, Silvia ha già raccontato molto. Quello che noi offriamo come specificità del servizio, offriamo un ampio programma di formazione per gli operatori volontari. Stiamo parlando di 100 ore complessive alla fine di formazione, e con anche la possibilità di offrire una certificazione delle competenze, che può essere un supporto, sicuramente qualcosa che rimane, può essere valido anche per il futuro di questi ragazzi, anche nel mondo lavorativo. E come detto anche da Silvia, la base di questa formazione è il framework europeo del DigiComp, a cui noi abbiamo l'obiettivo di portare i ragazzi al livello 5, che è il livello al quale possono offrire aiuto e supporto ai cittadini. Quindi offriamo questo tipo di formazione, offriamo anche un programma ricco e articolato di capacity building verso gli enti, proprio per portarli poi a conoscenza sia della materia che dei progetti che ci piacerebbe sviluppare. Quindi, poiché ci rivolgiamo sempre chiaramente ai circa 500 enti dell'albo, che magari in passato non hanno avuto esperienze sul digitale, magari appunto, come diceva Silvia, integrati anche con partnership con enti più specializzati, o comunque un programma di capacity building porta anche enti che non hanno esperienza a un livello di competenza tale da poter erogare questo tipo di progetti. L'ultima cosa, la novità rispetto, diciamo, al servizio civile universale che introduce il PNRR, chiaramente è il conteggio dei cittadini, perché che la misura ha l'obiettivo complessivo di toccare 1 milione di cittadini, quindi con progetti di facilitazione o di educazione digitale. E chiaramente, insieme al Dipartimento delle Politiche Giovanili, offriremo poi anche il supporto per contare e monitorare questo numero di cittadini, e inoltre, come detto, anche la valutazione di quanto è efficace il progetto. Questo lo sta già fornendo in questo momento il Politecnico di Milano per quanto riguarda il progetto pilota e anche il primo ciclo, e diciamo avremo in programma di estenderlo poi successivamente, anche per vedere come va nel corso dei prossimi anni. L'ultima slide, spero che la vediate. Comunque, diciamo, è la tempistica complessiva. Adesso siamo al secondo ciclo. L'avviso è partito a gennaio 2023, è partito il mese scorso, 31 gennaio, e fino al 31 marzo. E quindi, considerando che poi dopo ci sarà la valutazione dei progetti, ci sarà il bando per i giovani volontari, diciamo che si prevede chiaramente di essere operativi a cavallo dell'estate, diciamo.
Ricordo che attualmente noi abbiamo un primo ciclo in corso dove sono operativi circa 2000 giovani volontari. In realtà noi avremo un target a giugno, target italiano, quindi un target interno del 2004, quindi su quello siamo in ritardo di 400, che però speriamo l'obiettivo è di recuperarli e andare oltre con questo nuovo avviso, quindi che, come diceva Silvia, appunto, riguarda 5.000 operatori. E poi ci sarà un terzo avviso nell'ultima parte, nella seconda parte di quest'anno, che va a coprire il prossimo anno. Ecco, quindi interrompo la condivisione. Questo era un po', diciamo, il quadro di integrazione che volevo dare, e quindi lascio la parola a Giuseppe Iacono. Grazie Luca. Ok, Giuseppe, ti vediamo. Ti chiedo di attivare il microfono. Eccomi. Perfetto, a te la parola. Ok, grazie per le introduzioni, gli interventi di Silvia e di Luca. Io vado subito sulla presentazione e cerco di darvi un po' di informazioni in più sul contesto, sui contenuti, e ovviamente diciamo molti di questi argomenti saranno poi oggetto di approfondimento in quel percorso di capacity building per gli enti che avranno i programmi ammessi rispetto all'avviso, e andremo molto di più in profondità ovviamente su tutti questi argomenti. In parte è stato detto, noi abbiamo lanciato il progetto Servizio Civile Digitale come uno degli interventi, secondo noi, molto significativi sul tema delle competenze digitali della cittadinanza. Numeri sono questi, quindi il 46% di individui rispetto alla rilevazione ISTAT Eurostat del 2021 ha competenze digitali almeno di base, e quindi con un ritardo sulla media europea, ma la cosa diciamo molto significativa è che appunto parliamo di 24 milioni di popolazione, e quindi la maggioranza della popolazione 16-74 anni. Quando parliamo di competenze digitali di base e quando effettua la rilevazione Eurostat, Istat su questo tema, fa riferimento al quadro europeo DigiComp. Quadro europeo che adesso è arrivato alla versione 2.2, dove, come probabilmente sapete, sono stati introdotti degli esempi sui temi della profilazione dei dati, dell'intelligenza artificiale, che sono sempre di più dei temi che è necessario condividere e su cui lavorare anche a livello di formazione con tutti i cittadini, proprio perché la consapevolezza sempre di più prende anche questi temi. Il DigiComp, che noi come Dipartimento per la trasformazione digitale in un gruppo di lavoro abbiamo tradotto e che a breve pubblicheremo, è composto di queste cinque aree di competenza: alfabetizzazione su informazione e dati, comunicazione e collaborazione, creazione di contenuti digitali, sicurezza e risoluzione dei problemi, quindi in qualche modo anche utilizzo di app e programmi. Queste sono le cinque aree di competenza rispetto alle quali viene fatta la rilevazione, e sono anche ovviamente le cinque aree di competenza rispetto alle quali viene effettuata poi la formazione nei confronti dei facilitatori digitali. Il DigiComp ha identificato 8 livelli di padronanza, con ovviamente dei raggruppamenti. Quando parliamo di competenze digitali di livello base, quindi stiamo parlando
dei primi due livelli di padronanza, mentre quando andiamo verso le competenze che sono secondo noi necessarie per accompagnare i cittadini, accompagnare gli altri nello sviluppo delle competenze, nell'utilizzo consapevole di internet, stiamo parlando del livello avanzato, quindi stiamo parlando quantomeno del livello 5 di padronanza di Digicomp. La metafora dei livelli di padronanza in Digicomp è relativo alla capacità di avere sempre maggiore autonomia nella navigazione su internet, per cui si passa da un livello base in cui si riesce, diciamo, a nuotare, a un livello avanzato dove appunto si aiutano gli altri a nuotare, ma anche a navigare su internet, ma anche si riesce a utilizzare anche degli strumenti sempre più sofisticati. I percorsi di formazione, quindi, che vengono proposti per i facilitatori, sia a livello di autoapprendimento, quindi di moduli di autoapprendimento, ma anche poi di accompagnamento verso l'eventuale esame di certificazione, se appunto viene utilizzato la certificazione che noi proponiamo, segue questi livelli di padronanza e quindi, insomma, il Digicomp a tutti gli effetti è il nostro quadro di riferimento, un quadro di riferimento che ormai si è imposto come standard di fatto a livello europeo. È interessante, e poi lo, diciamo, andremo poi quando diciamo ci confronteremo nel percorso di capacity building, quindi dopo l'aggiudicazione, diciamo così, della missione dei progetti, andremo anche in un'analisi di maggior dettaglio rispetto alla popolazione che abbiamo di fronte, rispetto ovviamente alle diverse fasce d'età e quindi alle aree di competenza in cui risultano più carenti. Un quadro di dettaglio di quel 46% può essere dato da questo grafico, dove vediamo le persone suddivise per fasce d'età, quindi dalle 15-25 fino, come vedete, l'ultimo è 65-74. Andiamo a vedere quali sono le raffigurazioni delle aree di competenza per utenti di internet e quindi scopriamo che, ad esempio, nella fascia tra 15 e 25 anni le competenze quindi, relative all'alfabetizzazione sull'informazione e dati sono inferiori rispetto a quelle della comunicazione e quella relativa alla sicurezza è ancora più inferiore. Quindi programmi rivolti alla fascia 15-25, sia a livello di educazione digitale sia a livello di accompagnamento e facilitazione, dovrebbero privilegiare quelle aree che vediamo diciamo più arretrate, quindi alfabetizzazione su informazione, dati e sicurezza. Se andiamo, vedete, progressivamente per fascia d'età, vediamo invece che ci sono delle diverse aree di competenza che iniziano ad essere minoritarie, diciamo così, fino alla fascia 65-74, dove quelle dove si può richiedere un maggiore sforzo di accompagnamento e di formazione, ad esempio quella relativa alla creazione di contenuti digitali, quindi tipicamente l'utilizzo di strumenti per creare testi piuttosto che tabelle, piuttosto che video, e anche sempre, diciamo così, abbastanza costante il tema della sicurezza, mentre ad esempio tutto ciò che ha a che fare con comunicazione e collaborazione può essere ritenuto abbastanza diciamo già coperta quantomeno per coloro che stanno che sono in quella fascia d'età. Però
analisi di questo genere che possiamo fare anche rispetto a diverse spaccature, diciamo, sulla popolazione, ovviamente le metteremo a disposizione e ci potremo confrontare nel percorso di capacity building. Rispetto al tema della scarsa, della carenza di competenze digitali in Italia, che è abbastanza forte e che pregiudica da un lato l'utilizzo dei servizi digitali pubblici e privati, dall'altro la partecipazione anche ad attività e iniziative pubbliche, democratiche, e dall'altra parte anche alle attività sociali ed economiche, abbiamo lanciato nel 2019 l'iniziativa Repubblica Digitale, che si propone di affrontare il tema delle carenze di competenze digitali a 360 gradi, quindi andando a guardare sia le competenze digitali di base, ma anche le competenze più specialistiche, su cui comunque anche su questo l'Italia è in ritardo, e il ritardo provoca anche una carenza, una difficoltà a coprire le posizioni di lavoro che invece soprattutto nel privato sarebbero disponibili se appunto avessimo i profili in modo adeguato. Pensiamo soltanto che ad esempio la popolazione di laureati in Information Technology e Communication Technology è per l'Italia un terzo della media europea, quindi siamo abbastanza indietro. Repubblica Digitale è una sorta di alleanza, di iniziativa multi-stakeholder, quindi con più soggetti e più attori, da quelli istituzionali a quelli diciamo del privato, dell'industria, ma anche del territorio, quindi con presenza di regioni, province, che si preoccupano di coordinare e guidare le diverse iniziative e l'attuazione della strategia nazionale per le competenze digitali, che è stata approvata nel 2020 e che vede ciclicamente, periodicamente, un aggiornamento del suo piano di attuazione. E poi un'altra ricchezza è quella della coalizione di Repubblica Digitale, che ha dentro più di 330 iniziative per circa 260 organizzazioni, che in gran parte, che in una parte diciamo significativa, si incrociano anche con gli enti che sono accreditati all'interno dell'albo del Servizio Civile Universale. Quindi questa integrazione è importante, ma ovviamente può dare la possibilità anche a una collaborazione, una rete di collaborazione e di supporto anche per i diversi progetti che vengono presentati. La strategia nazionale per le competenze digitali, che dà il quadro anche per questo progetto di servizio civile digitale, si articola su quattro assi di intervento: dall'istruzione, formazione superiore, la forza lavoro pubblica e privata, competenze specialistiche, ICT e soprattutto i cittadini, che sono ovviamente la parte, diciamo, l'elemento fondamentale relativamente al beneficiario finale di interventi come questo, il servizio civile digitale, che ovviamente ha tra i beneficiari sia gli enti che i volontari, che i ragazzi del servizio civile digitale. Sulla strategia nazionale abbiamo un piano operativo, l'ultima versione è stata pubblicata a ottobre dell'anno scorso, proprio perché noi vogliamo che l'attuazione del piano, quindi il raggiungimento degli obiettivi, sia effettivamente monitorata, e che abbiamo la possibilità di via via affinare gli interventi che realizziamo proprio per raggiungere gli obiettivi. Uno degli obiettivi principali è quello che è stato già
anticipato di raggiungere dal 46% del 2021 il 70% nel 2026 di popolazione con competenze digitali almeno di livello base, considerando che la Commissione europea ha dato l'80% nel 2030 come obiettivo complessivo per la popolazione europea. Noi abbiamo fissato quindi nel piano operativo degli indicatori ambiziosi ma dall'altra parte realistici e il raggiungimento di quegli obiettivi dipende ovviamente dall'interazione di più interventi, di più progetti, quindi il servizio civile digitale ovviamente colloquia e si integra con l'altro progetto che è destinato soprattutto alla competenza digitale dei cittadini, quindi la rete dei servizi di facilitazione digitale che vuole mettere in piedi nel giro di 2 anni 3.000 punti di facilitazione digitale. Poi ci sono degli strumenti di formazione che verranno messi a disposizione trasversalmente, quello che vedete come accedi. Poi ci sono i diversi progetti che portati avanti dalla coalizione nazionale, oltre che ovviamente iniziative di comunicazione, sensibilizzazione, che soprattutto adesso anche con l'anno europeo delle competenze saranno sicuramente molto diciamo presenti sul territorio. Quando parliamo di obiettivi come quello del 70% dei cittadini, quindi pensiamo all'integrazione tra più interventi, però quello che credo che sia importante condividere è che ci muoviamo all'interno del monitoraggio complessivo del piano e quindi anche obiettivi come questo vengono monitorati sapendo che ci sono delle condizioni che si devono realizzare e degli obiettivi che devono essere centrati da parte di tutti dei diversi tipologie di progetti per raggiungere. E quindi il contributo della coalizione nazionale piuttosto che degli altri progetti che sono oltre quelli del Dipartimento per la trasformazione digitale all'interno del piano operativo sono tutti elementi fondamentali per raggiungere questo 70%. Quindi facciamo diamo tutto il nostro contributo per raggiungere poi un obiettivo più complessivo a livello nazionale. Andando sul tema specifico del servizio civile digitale, molto è stato già detto, parliamo quindi di un intervento che si colloca nell'ambito dell'asse di intervento soprattutto sui cittadini, nonostante i beneficiari ovviamente sono gli enti e i volontari, e che punta a far sì che ci sia questa impronta di generazionale, intergenerazionale, di supporto da parte dei giovani volontari verso i cittadini nell'ambito ovviamente dei progetti e degli ambiti di intervento dei diversi enti che presentano i progetti e che quindi possono andare dall'ambito sanitario, da lì dove l'ente è un'azienda sanitaria, a ambiti invece esclusivamente educativi, di dove stiamo parlando di enti che si rivolgono principalmente a attività svolte in biblioteche piuttosto che in scuole. Il servizio civile digitale, così come l'altro progetto della rete dei servizi di facilitazione digitale, quindi cerca di definire al meglio, quindi di indicare una via di raffinamento di quelli dei servizi di facilitazione digitale, che sono servizi di accompagnamento oltre che di formazione. Quindi assistenza personalizzata e dall'altra parte anche però formazione per gruppi, ma anche un po' più vasta. Quindi con
punti di interazione, un'integrazione tra queste modalità che dipende dal tipo di destinatario che si intercetta nelle diverse sedi dei servizi di facilitazione digitale, e oltre che ovviamente quindi anche il tipo di intervento in cui si colloca il servizio di facilitazione. Il nostro obiettivo è quindi, da un lato, consolidare sempre di più questo modello di facilitazione digitale, che pensiamo che sia necessario non soltanto adesso, ma sarà sempre più necessario anche nel futuro, proprio per le dinamiche di evoluzione tecnologica e diciamo i temi introdotti dal DigiComp 2.2 per i cittadini lo testimoniano, quindi parliamo di profilazione dati, di intelligenza artificiale, ma anche tutto il problema della sicurezza, delle fake news, inizia a diventare fondamentale per tutti di fatto. E dall'altra parte l'altro obiettivo è quello di precisare sempre di più qual è il profilo del facilitatore digitale, in modo tale da poter dare anche una prospettiva professionalità a chi svolge, a chi inizia a svolgere questo tipo di servizio. E già in Toscana è stato definito, ad esempio, il profilo del facilitatore in maniera strutturata. E quindi cerchiamo di supportare, diciamo, questo sviluppo. Come è stato detto da Silvia all'inizio, stiamo parlando di due tipologie di servizio, quindi un servizio specifico, diciamo, di accompagnamento e assistenza personalizzata, oltre e ovviamente integrata con attività di formazione all'interno di piccoli gruppi, ma diciamo in modo tale che questo tipo di accompagnamento si inserisca all'interno del servizio già esistente, oppure un'attività di principalmente di educazione digitale, che si preoccupa appunto di dare questo tipo di formazione, questo tipo di servizio per comunità di utente, per categorie di persone che ne hanno bisogno. Ovviamente per i servizi di facilitazione digitale trovate nelle linee guida, nel programma quadro, anche quali sono i tipi di attrezzature, il tipo di logistica che deve essere garantita proprio per riuscire poi a realizzare l'accompagnamento e l'assistenza personalizzata al cittadino, anche nella logica appunto di modelli di punti di facilitazione digitale che possono essere sempre più diciamo riscontrati da parte dei cittadini come dei presidi fisici sulla cultura digitale, sulle competenze digitali. Ovviamente, e questo è stato specificato anche nel programma quadro, è fondamentale la comunicazione del servizio, proprio per riuscire a far sì che ci sia la possibilità di non soltanto di informare i destinatari del nostro servizio della possibilità di utilizzare questo servizio, ma anche per riuscire in qualche modo ad attrarli, e quindi avere una comunicazione, delle campagne anche di informazione che possano essere sufficientemente attrattivi, ovviamente per il tipo di utenza che abbiamo in mente per il nostro programma, e quindi anche relativamente alla sede e al territorio in cui ci ritroviamo. Punti di facilitazione digitale ce ne sono già in funzione in Italia, alcuni da parte ovviamente di enti anche dell'albo del servizio civile universale, e con anche un'esperienza di progetti, programmi di servizio civile digitale. E il nostro obiettivo è appunto fare in modo che ci sia una distribuzione sempre più omogenea sul territorio, e su quel
progetto PNRR, finanziato dal PNRR della rete di facilitazione digitale, dei servizi di facilitazione digitale, puntiamo ad avere appunto almeno 3.000 punti. Il facilitatore digitale non deve fare altro che agevolare il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini rispetto all'accesso ai servizi pubblici digitali, quindi supportarli, accompagnarli in questo, piuttosto che anche servizi digitali ovviamente dei privati, quindi anche relativamente agli acquisti, piuttosto che all'utilizzo di servizi privati, come può essere la ricerca di opportunità lavorative, internet banking, piuttosto che la ricerca ovviamente di informazioni o l'utilizzo di applicativi digitali. Come vedete, stiamo parlando di attività che si confrontano, che si integrano e fanno riferimento alle aree di competenza digitale del Digicom. E quindi parliamo di sicurezza informatica e quindi tutto il mondo, diciamo così, che permette anche di essere un po' salvaguardato in rete, quindi anche rispetto al tema delle truffe online. Dopodiché, ovviamente, il facilitatore, grazie anche alla formazione che viene prevista durante tutto il percorso, può essere chiamato non soltanto a migliorare il suo tipo di rapporto con il cittadino, ma anche ad avere degli elementi per la comunicazione e la trasmissione di informazione verso il cittadino, rispetto quindi anche a una partecipazione a iniziative di formazione verso il cittadino, oltre ovviamente a fare il suo nella comunicazione, nelle iniziative di comunicazione. Quello che il facilitatore digitale non fa è che andare oltre, diciamo così, fare attività che non attengono ovviamente all'obiettivo, che è quello relativo alle competenze digitali della cittadinanza, di base della cittadinanza, piuttosto che svolgere attività di data entry o diciamo di supporto ad attività specifiche di digitalizzazione di un ente pubblico-privato o riparazioni di computer, eccetera, oppure di consulenza specifica su alcuni prodotti, che poi all'interno del suo lavoro possa diciamo, essere coinvolto, però non può essere assolutamente questo il tipo di lavoro che lo contraddistingue. Servizi di facilitazione digitale, abbiamo detto, possono esserci, ce ne sono già attivi, ci sono nel programma quadro abbiamo indicato anche un po' di linee guida, di modelli che possono essere posti come riferimento, e qui abbiamo indicato tre esempi da progetti che sono già esistenti servizi di facilitazione digitale che sono già presenti, e abbiamo progetti regionali, quindi che mettono insieme più sedi e anche più attori su non soltanto l'assistenza personalizzata, ma anche a corsi veri e propri, piuttosto che a supporto a piccoli gruppi, e con delle sedi che sono ovviamente molto varie, che possono essere molto varie, dalle scuole, appunto, a sedi comunali, biblioteche, enti di formazione e associazioni. Poi possono esserci altri esempi di progetti comunali, e qui anche qui con servizi che integrano l'assistenza personalizzata e corsi di alfabetizzazione, e anche qui con delle reti di collaborazione, delle sedi dove possono essere presenti questi punti, che possono ovviamente anche includere dei luoghi privati, ma che soprattutto puntano a valorizzare dei centri di aggregazione, dei centri sociali, proprio per gli anziani, proprio per
riuscire a essere lì dove c'è già la popolazione destinataria del servizio. Oppure appunto possono esserci anche degli esempi che sono sempre già attivi anche da tempo, in cui il progetto è locale, quindi non guarda a una rete di sedi, ma il locale è una biblioteca, e in quel caso si effettua anche un'attività a questo punto di alfabetizzazione digitale per piccoli gruppi, magari non si va su corsi di formazione un po' più ampi. Molto rapidamente, perché vedo che ho sforato un pochettino del mio tempo, riepilogo di fatto quello che è stato già anticipato negli interventi precedenti. Quello che noi diamo come supporto, quindi come attività centrali che andiamo a garantire, quindi da un lato percorso di capacity building per gli enti, come è stato detto prima dell'avvio ed è quello che stiamo realizzando, poi durante l'esecuzione dei progetti e alla conclusione dei progetti. Quello che puntiamo a fare è di sviluppare tutti i temi che qui sono stati semplicemente accennati, anticipati, per andare un po' più nel dettaglio, in modo tale da comprendere, da confrontarci anche sia con i dati sia con la tipologia di contenuti e di attività che devono essere svolte per garantire l'efficacia del servizio di facilitazione digitale. Dall'altra parte abbiamo un filone di formazione centralizzata per facilitatori, quindi per i volontari, con una integrazione tra formazione sincrona, quindi con dei webinar interattivi, e dall'altra parte moduli di autoapprendimento, dove puntiamo da un lato ad approfondire tutti i temi legati al quadro europeo Digicomp per traguardare quindi quella possibilità di certificazione del livello 5, e dall'altra parte invece andare anche ad approfondire dei temi diversi che riguardano il contesto dei servizi pubblici piuttosto che il contesto della pubblica amministrazione come fornitrice di servizi, e dall'altra parte ovviamente il mestiere, le attività necessarie per far bene la facilitazione digitale, oltre naturalmente al supporto tematico. Certificazione delle competenze è stato già detto, stiamo parlando di certificazione e competenze relative al quadro europeo digitale. A questo si agganciano poi degli altri tipi di supporto che permettono di massimizzare lo scambio di conoscenze tra i volontari, tra i facilitatori, quindi anche per far emergere buone pratiche e quindi mettere anche in comune tutto ciò che può essere realizzato durante il progetto, e così come supporto per riuscire a gestire complessivamente l'intera misura per arrivare a quell'obiettivo del milione di cittadini che hanno partecipato alle iniziative di facilitazione digitale, educazione digitale di cui abbiamo parlato, e quindi supporto per fare in modo che appunto ci sia una raccolta di dati rispetto a questi cittadini che ci permetta poi anche verso la commissione di testimoniare il raggiungimento dell'obiettivo. L'ultimo punto che è stato già toccato è quello della valutazione di impatto, valutazione di efficacia dell'iniziativa. Stiamo parlando dell'intera misura, quindi dell'intera misura di servizio civile digitale nei tre cicli, e quello che abbiamo iniziato a fare con il progetto sperimentale, e ci interessa avere appunto una possibilità di valutare l'efficacia dell'iniziativa sia rispetto al percorso formativo, quindi all'evoluzione dello sviluppo delle competenze dei volontari, sia anche
nei confronti dei cittadini, se veramente e in che modo questa misura sta dando il suo contributo per l'obiettivo, che è quello di arrivare appunto al 70% di competenze digitali di base, oppure se c'è qualcosa da raffinare, sapendo che appunto abbiamo anche un altro ciclo poi successivo, ovviamente tutti i dati che andiamo a raccogliere possono esserci utili per centrare meglio l'obiettivo. Mi dispiace aver esplorato un po', vi ringrazio e lascio la parola a Daniele, prego. Intanto grazie Nello. Allora, ho visto che avete diverse domande, soprattutto rivolte, diciamo, alla dottoressa Losco. Si tratta di tutte questioni legate alla certificazione delle competenze, legate anche alle tempistiche di avvio. Tuttavia, purtroppo la dottoressa è stata insomma, convocata in altra sede e non può rispondere in questa sede, ma mi ha caldamente insomma, rassicurato sul fatto che tutte le vostre domande troveranno una risposta dettagliata nelle FAQ già presenti nel sito web del Dipartimento. Pertanto, diciamo, se non avete altri quesiti a cui eventualmente possono dare risposta il dottor Iacono e il dottor Artesi, mi avvierei alla conclusione di questo appuntamento. Ringraziandovi tutti, rassicurandovi sul fatto che il webinar è stato registrato e che la registrazione, così come anche i contributi slide di tutti i relatori, verranno successivamente condivisi via mail a tutti coloro i quali si sono iscritti, insomma, all'evento. Registrazione vi verrà inviata a breve, insomma, non vi so dire esattamente entro quanto tempo, ma insomma entro i prossimi giorni sicuramente, quindi mi sento di dirvi che avrete modo di rivedere tutto quello che è stato presentato questa mattina e di rivedere anche, insomma, le slide davvero a stretto giro. Vi ripeto, vi ricordo che c'è una sezione FAQ nel sito del Dipartimento per le politiche giovanili, in cui dovreste già iniziare a trovare alcune risposte e mi rassicurano sul fatto che implementeranno ulteriormente quella sezione, quindi lì troverete tutte le risposte alle domande che avete posto questa mattina. Vi ringrazio davvero tutti per essere stati così attenti, partecipativi. Vi ringrazio ringrazio ovviamente anche il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, quindi il dottor Artesi e il dottor Iacono, per insomma, i loro contributi, che ovviamente essendo questo una tipologia di servizio civile che ha appunto la sua particolarità nella tematica del digitale, era fondamentale potessero essere presenti questa mattina e potessero avere un momento di confronto con tutti voi. Vi ringrazio, vi saluto insomma, vi attendiamo di leggere presto i vostri progetti. Buona giornata a tutti.